Caos ospedali in Toscana, la situazione è ormai vicina al collasso. A sostenerlo il Codacons, che adesso annuncia che presenterà nuovi esposti in procura per chiedere di indagare i vertici regionali e sequestrare tutti i documenti relativi alle attività poste in essere dall'amministrazione sul fronte della gestione delle strutture sanitarie. La situazione in alcune province è gravissima e impone un intervento della magistratura, spiega l'associazione. I posti letto negli ospedali scarseggiano e i pronto soccorso non riescono a far fronte ai numerosi accessi da parte dei cittadini, con conseguenze pericolosissime sul fronte delle cure prestate ai pazienti. Un quadro che potrebbe realizzare fattispecie penalmente rilevanti a carico di chi aveva il compito di impedire tale stato di cose e non ha saputo adottare i provvedimenti necessari per evitare il collasso degli ospedali cittadini. Nello specifico, il Codacons chiede a diverse procure della Repubblica Toscana, tra le quali anche quella di Arezzo, di aprire un'indagine nei confronti della regione toscana per le possibili fattispecie di omissione di soccorso, ritardo e omissione d'atti d'ufficio e concorso in omicidio colposo, sequestrando tutti i documenti relativi alle attività poste in essere dall'amministrazione sul fronte del potenziamento degli ospedali in regione e la gestione dell'emergenza Covid, valutando la nomina di un tecnico individuato dalla stessa procura per la gestione dei ricoveri, anche trasferendo pazienti nelle strutture sanitarie di altre regioni.